Può accadere a volte nella pratica clinica, quando diamo veramente corpo, mente e spirito a supporto e sostegno dei nostri utenti, di incappare in una sorta di esaurimento psicofisico. Questa tipologia di problematica è stata dapprima, diciamo, sperimentata negli anni 30 del Novecento da quegli atleti che faticavano a mantenere i medesimi livelli di performance e poi negli anni 70 del Novecento negli Stati Uniti d'America è stata riscontrata in tutti quei professionisti più a contatto con il disagio e con la sofferenza, quali psicologi, medici, infermieri, fisioterapisti, eccetera. Che cos'è quindi il fenomeno del burnout? Che almeno nei nostri libri di musicoterapia, quando ci apprestiamo a studiare per affrontare poi questa professione, non è tanto sottolineato. Il burnout è, come ho detto, una sorta di esaurimento psicofisico che in realtà non arriva immediatamente, ma vi sono quattro fasi ben distinte attraverso le quali l'operatore, il professionista, passa, prima di arrivare alla fase, insomma, finale. La prima è composta da tutta quella motivazione, quell'energia che ci spinge a fare, ad agire per quel nostro ideale, per l'ideale che ci ha spinto appunto a svolgere quel tipo di professione. La seconda fase è quella della realizzazione, che non tutto poi nella realtà è come ci eravamo immaginato nei nostri pensieri nel momento in cui si andava a studiare questa disciplina. La terza fase è la fase del dubbio, della perplessità, delle domande che ci si rivolge a se stessi, non sono magari abbastanza bravo, ho timore di non ricevere il supporto dei maestri, dei colleghi, o addirittura, l'approvazione degli stessi clienti. E l'ultima fase è la fase di apatia verso la propria disciplina, un allontanamento e una perdita di quella passione che ci aveva invece entusiasmato all'inizio. Ovviamente il burnout non lo si avverte solo a livello psichico, ma anche a livello fisico, con dei veri e propri disturbi che possono andare da un costante mal di testa, un affaticamento che annulla riposo, disturbi gastrointestinali, somatizzazioni di vario genere che ci fanno capire che il nostro sistema è carico oltre misura. Come possiamo fare quindi per ovviare a queste problematiche? Che cosa faccio io? Quali strategie adotto? Anzitutto ascolto il mio corpo. Il nostro corpo dobbiamo saper immaginare che fin dalla nostra nascita è in grado di darci tutti i sentori per farci capire il bisogno di sonno, il bisogno di fame, sete e quindi è in grado di farci capire quando la stanchezza supera un certo limite, quando la tensione è troppo forte per essere sostenuta in maniera continuativa. Quindi, prima di tutto, ascoltiamo i segnali e fidiamoci del nostro organismo. In seconda battuta, tendiamo a lasciare del tempo tra una seduta e l'altra, proprio per riuscire a non solo ripristinare e riprogrammare il setting per la persona successiva, ma anche scaricare un po' della tensione accumulata nell'incontro precedente. Poi, nei momenti in cui si ha un attimo di pausa, guardarsi intorno, apprezzare e essere grati per tutte le meraviglie che in fondo ci attorniano, stare in mezzo alla natura, ascoltare i suoni e i rumori estremamente rilassanti che appunto questo soundscape ci offre, fare attività che in qualche modo ci ricaricano, può essere un bagno caldo, una telefonata ad un'amica, ad un familiare, può essere l'ascolto delle nostre musiche del cuore, infatti fare proprio un CD delle nostre musiche, quelle che ci ricaricano, ci rilassano, per contrario, potrebbe essere utile per in qualche modo contrastare gli stati di tensione ed agitazione. Possiamo anche leggere un buon libro, qualunque cosa ci possa in qualche maniera ricaricare. È importante anche coltivare qualcosa di estremamente positivo per noi, quindi porci delle mete, degli obiettivi e vivere con l'entusiasmo, con quella speranza, con quel desiderio di raggiungerli. Anche questo ci darà una grande carica che ci farà accumulare quell'energia che poi noi potremo, solo avendola, trasferirla nei bambini, nel mio caso comunque nelle persone che come terapisti incontriamo. Ricordiamoci che se l'energia non è dentro di noi, non possiamo di certo trasferirla ad altri. E se non ci prendiamo cura di noi stessi, sarà difficile che siamo in grado di prenderci in cura l'altro da noi. Se
Se tutto questo non dovesse essere sufficiente, sono molto utili gli esercizi di training autogeno di Schulz, che però in questo caso vanno in qualche modo appresi da professionisti, psicologi e medici che hanno una specializzazione in questo ambito. Ma il training autogeno porta l'organismo appunto in uno stato autogeno, quindi di rilassamento muscolare e viscerale, che fa sì che il corpo recuperi appunto uno stato di distensione contrapposta alla tensione accumulata nell'ambiente di lavoro. Questo è un piccolo contributo, una piccola riflessione su quello che è all'atto pratico il burnout, su quelle tensioni che effettivamente si incontrano una volta che si svolge questo tipo di professione. E la cosa che raccomando sempre io è capire il proprio limite, capire qual è il campo applicativo a cui siamo più affini, perché sicuramente andare incontro a qualcosa per cui ci sentiamo portati è certamente più semplice rispetto a doversi scontrare delle realtà in cui non ci sentiamo in grado, ecco, di sostenere poi i pesi che comportano. E soprattutto saper gestire le proprie tensioni, non arrivare mai al limite, ma recuperare energie quando appunto si sente che il proprio sistema è oltremodo sovraccaricato. Nella speranza che questi consigli siano stati un pochino di aiuto, vi mando un saluto e alla prossima. Ciao!